Si presenta ancora più ricco quest'anno il programma di Marzo Donna messo a punto dal Comune e presentato stamane in sala giunta. Un intero mese di attività dal 2 al 31 marzo per promuovere e rafforzare la figura della donna, a cui sono dedicati incontri, iniziative sociali, culturali, di aggregazione e percorsi per la tutela dei diritti. La rassegna è promossa dall'Assessorato alla qualità della vita e pari opportunità e si avvale della collaborazione di diversi assessorati alle attività produttive, alla scuola, ai giovani, alla cultura, oltre che delle 10 municipalità, degli organismi di parità e di numerosi ordini professionali che hanno partecipato al bando per le iniziative lanciato dall'amministrazione. Il messaggio prioritario è quello del rafforzamento, del potenziamento della figura della donna nella nostra società. Ovviamente non ci sfugge che, nonostante le lotte di secoli delle donne, lotte economiche, sociali, politiche e culturali, ancora abbiamo una serie di problemi e siamo sicuramente lontano dal raggiungimento della parità de facto e anche dell'autodeterminazione delle donne, per cui questa rassegna ha voluto essere più inclusiva possibile, rivolgendosi anche alle persone che spesso sono disinteressate al tema, proprio per massimo coinvolgimento. Il programma completo degli appuntamenti, consultabile sul sito istituzionale, prevede attività di informazione e sensibilizzazione sulla condizione delle donne, ma anche percorsi di inserimento socio-lavorativo e finalizzati all'integrazione ed inclusione sociale. Tutti i giovedì del mese, presso i 5 centri antiviolenza distribuiti sul territorio, sono organizzati incontri sul tema della violenza di genere, con la presentazione delle attività di contrasto e sostegno alle donne messe in campo dal Comune. Come welfare abbiamo messo in campo una serie di iniziative che riguardano in particolare la salute ed il benessere, quindi la salute sicuramente della donna, ma la salute in senso più ampio, quindi l'importanza degli stili di vita, l'importanza dell'esercizio fisico, del movimento fisico, proprio per il benessere e la salute delle persone. E poi la presa in carico rispetto alle donne vittime di violenza attraverso la realizzazione del nostro progetto ERA, che realizza appunto 5 centri antiviolenza disseminati in tutta la città a scavalco di 2 municipalità, quindi noi abbiamo 5 centri, 5 CAV, dove realizzeremo dei momenti di confronto su temi importanti proprio per contrastare questo fenomeno della violenza, ma soprattutto sotto l'aspetto del welfare, per una presa in carico attraverso un sistema di servizi e di interventi.